professor Tommaso Cipriani, che è il presidente della classe di discipline umanistiche e scientifiche della nostra Accademia, che è uno storico, moderno, è docente di storia moderna dell'Università degli Studi di Firenze, si è occupato di vari aspetti della storia moderna, in particolare dell'antiquaria, quinquecentesca, seicentesca e settecentesca, in rapporto alla cultura filosofica, teologica e filologica di questi secoli moderni. Ha scritto un libro importante sul mito del mito etrusco del Rinascimento fiorentino, pubblicato da Oxford nell'80, e ha scritto molti altri saggi dedicati alla storia d'Italia, alla storia d'Italia moderna, a Firenze, capitale dell'umanesimo e dell'equilibrio italiano. E qui lo sentiremo parlare di macchiaioli, impressionisti e quantitismo, pittura e fotografia, un tema che è perfettamente inserito nel nostro ciclo di riflessione, perché tutti sappiamo quanto è stato importante il rapporto tra l'impressionismo e la fotografia, un rapporto di univoco, nel senso che senz'altro gli impressionisti, è documentato da Cézanne, Gauguin, fino a Degas e poi Manet, eccetera, hanno utilizzato la fotografia, tecnica da poco in attività e in funzione, per fermare, per fissare delle vedute paesaggistiche dalle quali ricavavano ispirazione. E l'uso della fotografia, anche l'uso del bianco e nero della fotografia, dava una intensità alla riflessione sul colore che è tipica dell'impressionismo, anche dal punto di vista tecnico. Ma non è un caso che poi, quasi emblematicamente, la prima mostra degli impressionisti si tenne presso l'atelier del fotografo Nadar, che è uno dei primi grandi fotografi di ritratti, nel 1874. Quindi il rapporto, l'attenzione degli impressionisti, poi anche naturalmente del quantitismo e dei macchiaioli alla fotografia, è attestato e importante, ma è attestato e riconosciuto anche il rapporto inverso, perché sappiamo che grandi fotografi della fine dell'Ottocento, come l'Artigli, Personnat, gli stessi fratelli Lumière, tenevano in conto e utilizzavano tecniche di riproduzione dei colori e delle impressioni, appunto, paesaggistiche, prendendo a modello le tele degli impressionisti. Proprio qualche giorno fa ho letto un articolo su Tarn, che insomma, in qualche modo è un proto-impressionista, che ha utilizzato delle tecniche chimiche per fissare la pittura su tela, che rivelano una precocità di conoscenze, in parte artigianali, non certamente scientifiche, ma di conoscenze che solo oggi riusciamo ad apprezzare nella loro grandezza, per far asciugare il colore sulla tela. Ecco, quindi gli aspetti scientifici, anche se vogliamo, di questa ricerca pittorica che va sotto il nome molto ampio di impressionismo sono ben evidenti, e il rapporto tra fotografia e pittura non poteva essere più intenso di quello che fu in questa stagione del tardo Ottocento. Mi fermo qui naturalmente, e prima di dare la parola al professor Cipriani volevo ricordare che la nostra presidente, la dottoressa Cristina Cipini, sarà martedì 21 al Liceo Michelangelo. Alcuni di voi provengono dal Liceo Michelangelo, quindi potete ascoltare la dottoressa Cipini, che abbiamo ascoltato nella prima lezione inaugurale di questo ciclo, a parlare del convento di San Marco alle ore 16.
Firenze. Grazie, la parola al professor Marcellino. Grazie per questa introduzione. La metà dell'Ottocento vede straordinarie novità ed è molto importante osservare le profonde trasformazioni della società ottocentesca. Prima di tutto noi vediamo alla metà dell'Ottocento una straordinaria invenzione che proprio per la luce avrà un effetto dirompente. Un farmacista polacco, Luca Siewitz, studiando l'olio di pietra, più comunemente noto come petrolio, riesce a distillare il cherosene e noi vediamo nel 1852 la diffusione di un nuovo prodotto illuminante. Come si illuminavano gli ambienti? Gli ambienti venivano illuminati con candele, venivano illuminati con lumi a olio, tutte realtà che spandevano una luce molto modesta. Voi potete provare a accendere candele, lumi a olio. A partire dal 1852 noi vediamo comparire un'altra realtà, il lume a petrolio. Il lume a petrolio diventa un elemento raffinato, elegante, di arredo. Noi troviamo lumi di estrema eleganza, soprattutto in Francia. La Francia sarà una straordinaria produttrice di lumi a petrolio. Contemporaneamente noi vediamo altri aspetti che trasformano profondamente la società del tempo. Vediamo, ad esempio, la diffusione della fotografia. Chi mi ha preceduto ha ricordato un nome celebre, il nome di Nadar, famosissimo per i suoi ritratti, dei ritratti molto penetranti, dei ritratti che noi possiamo definire psicologici, perché Nadar cercava di individuare il carattere della personalità presente in ciascun individuo. La fotografia dunque comincia ad affermarsi, comincia a diffondersi sempre di più, comincia a divenire un elemento di riferimento. Noi abbiamo delle testimonianze storiche straordinarie. Nel 1855 termina la guerra di Crimea, ci sarà un accordo di pace a Parigi e noi abbiamo non solo i documenti dell'accordo di pace, 1855, abbiamo una foto che rappresenta i plenipotenziari che firmano la pace. Fra questi un trionfante Camillo Cavour che non può non nascondere il suo sorriso nei confronti di questo successo. Troviamo poi un'altra realtà straordinaria, l'affermazione del treno come mezzo di trasporto. La Toscana ha la sua prima ferrovia nel 1848, Firenze-Livorno. Quindi noi cominciamo a vedere il movimento delle persone, cominciamo a vedere una realtà estremamente significativa. L'altra clamorosa novità riguarda un settore più delicato, ma di estremo significato. Qual era l'elemento che accompagnava l'esistenza? Generalmente il dolore. Dolore che si provava per ogni intervento chirurgico, dolore che si provava sul corpo direttamente. Ebbene, dal 1847, grazie a alcuni farmacisti di Boston, si diffonde l'anestesia. Pensate, una realtà così importante. Dunque,
noi cosa vediamo? Vediamo dall'America arrivare questa tecnica con etere solforico, si respira i vapori di quest'etere, si rimane leggermente intorpiti, di questo approfittano i dentisti per togliere i denti, ma a breve distanza questa tecnica viene diffusa e viene applicata per le operazioni chirurgiche. Dunque un mondo che sta cambiando nel modo più incredibile. E voi sapete che l'arte è spesso la cassa di risonanza più intima, più profonda dei mutamenti della società. Dunque le persone escono, le persone viaggiano, le persone hanno un altro senso della loro salute, le persone si incontrano, le persone hanno la possibilità di trasmettere i loro volti, le loro figure attraverso la fotografia, vedono una luce diversa nelle loro case. Come pensare che una manifestazione artistica come la pittura non sia sensibile a questi profondi mutamenti della società del proprio tempo? Ecco dunque un mondo che non solo cambia, ma che vuole una realtà di rappresentazione completamente diversa. Mentre nel passato il ritratto, e noi siamo qui, come vedete alle vostre spalle, circondati dai ritratti dei presidenti dell'Accademia del Disegno, come era possibile di fronte a ritratti fotografici non reagire? Com'era possibile presentare ancora un mondo chiuso come quello dello studio? E si aggiunse un'altra novità clamorosa, importantissima, che viene considerata tutto sommato una realtà minore, uno strumento pratico. I colori, come venivano usati dai pittori? Qui abbiamo il presidente della classe di pittura, Andrea Grati, che è anche un finissimo restauratore che potrebbe accompagnarci a lungo nel parlarci dei colori, come venivano presentati, come venivano realizzati. Ma come poteva fare un pittore a dipingere facilmente all'aperto con dei colori che dovevano essere preparati a mano? Qual è la clamorosa novità? Colori venduti in tubetti di stagno. Ma sono gli stessi colori che ancora oggi si comprano, che ancora oggi noi vediamo in vendita. Ma questi colori realizzati già pronti per l'uso, colori a olio che potevano essere dati direttamente, mescolati, combinati con acqua ragia. Bastava spremere un tubetto per avere il colore. Ma questa è una realtà della metà dell'Ottocento, un'invenzione clamorosa, proprio perché si mette a disposizione di tutti gli artisti un prodotto immediato. Ma tutti viaggiano, tutti si muovono, perché l'artista non si deve muovere? Ecco che l'artista esce finalmente dallo studio. Esce dallo studio perché ha a disposizione dei colori che può trasportare facilmente, dei pennelli, ha a disposizione delle cassette che vengono presto realizzate, dove tutto il necessario è pronto e può andare a vedere direttamente all'aperto in campagna la realtà che lo circonda. E noi vediamo contemporaneamente due movimenti straordinari, due movimenti pittorici che sono proprio caratterizzati dal contatto diretto con la realtà che ci circonda, e soprattutto con il desiderio di rompere con una tradizione che veniva ritenuta ormai superata, soffocante, la realtà dell'Accademia, dipinti di carattere storico, dipinti di carattere mitologico, temi tante volte eseguiti, che non parlavano più
caratterizzata dalla vivacità, dal movimento, dall'incontro. Ecco dunque l'esperienza diretta, l'esperienza alla luce, l'esperienza nella campagna, l'esperienza a quello che è il mondo circostante. E cosa si vuole rappresentare se non siamo più legati a una visione storicistica, a una visione legata alla tradizione mitologica? Si vuole rappresentare le impressioni che suscita la realtà che ci circonda. Ecco un movimento come l'impressionismo in Francia. Ma tutto questo noi lo ritroviamo. Vieni, Tommaso, accomodati qui, vieni. Presidente dell'Accademia di Scultura, della classe di scultura, e quindi siamo onorati di averlo qui sulla nostra. Dunque, molto importante la realtà che ci circonda. Ecco gli impressionisti in Francia, ma qui in Italia, in Toscana in particolare, un altro movimento analogo. Si esce, si vede la realtà circostante, si cerca di dipingere all'aperto, spesso su mezzi molto più semplici, piccole tavolette di legno che possono dare la stessa emotività, la stessa impressione, e questo movimento finisce per assumere una denominazione curiosa. I giornalisti dicono: ma dipingono a macchie. Ecco i macchiaioli. Ecco i macchiaioli che riescono a trasmettere con una straordinaria vivacità la impressione e contemporaneamente la realtà che circonda. Sia impressionisti che macchiaioli sono dominati dalla luce, dal piacere di vedere la realtà circostante, di padroneggiare la natura. C'è però, a mio parere, una differenza sostanziale tra i due movimenti. Mentre gli impressionisti sottolineano soprattutto l'importanza della luce, l'importanza della variazione della luce, Monet sarà celebre per la realizzazione dell'immagine della cattedrale di Rouen presa a diverse ore del giorno, cioè lo stesso soggetto che cambia secondo la luce. Per noi che siamo legati a questo ciclo di conferenze legate alla luce, forse la testimonianza più significativa. Ma qual è l'altra realtà? I macchiaioli, nell'ambito toscano, caricano i loro dipinti di un significato nuovo, di un significato che non solo è legato all'uscire fuori, alla valorizzazione della luce, alla rappresentazione della vita più semplice. C'è nei macchiaioli una profonda adesione alla nuova realtà politica. I quadri dipinti dalla gran parte dei macchiaioli, fattori, lega, signorini, sono spesso connessi agli ideali del Risorgimento. Quindi noi troviamo una nuova visione che si unisce alla politica e trova alimento dalle stesse arti visive. E la politica è una politica in evoluzione, soprattutto per un'altra clamorosa novità, una clamorosa novità che delinea un nuovo quadro internazionale. Siamo sempre alla metà dell'Ottocento, periodo straordinario, periodo fatidico. E qual è questa clamorosa novità che delinea un nuovo panorama internazionale? Francesi e inglesi hanno individuato un canale che può essere aperto e che trasformerà il Mediterraneo da mare chiuso in mare aperto. Suez. L'apertura del canale di Suez è preceduta da studi, ricerche
e naturalmente l'apertura del canale di Suez è destinata a cambiare l'assetto del Mediterraneo. Ma chi sono gli azionisti della società per il canale di Suez? Francesi e inglesi. Chi si vuole escludere dal Mediterraneo? Chi non deve far parte del nuovo assetto economico che il Mediterraneo sembra aprire? L'Austria. L'Austria e i suoi alleati. Dunque la penisola italiana diventa un campo di battaglia per interessi internazionali. Ecco il vero significato del nostro risorgimento. Chi intuì abilmente questo scenario? Camillo Cavour. Camillo Cavour che si inserisce in questo contesto e fa in modo che la Francia e l'Inghilterra siano le nuove grandi protagoniste. Tutto questo è abilmente alimentato dall'asse dei Macchiaioli, che stimolano ancor più questo spirito patriottico, questi elementi di passione, di profonda spiritualità che trovano in alcuni vittori veri e propri combattenti, non solo con i propri dipinti, ma addirittura fisicamente. Noi troviamo molti di questi macchiaioli che partecipano alla prima, ma soprattutto alla seconda guerra di indipendenza. Ecco che quest'arte, dunque, a differenza dell'arte degli impressionisti, si carica di un significato straordinario. È un'arte militante che vede questi ideali risorgimentali in primo piano. Chi capisce l'importanza di quest'arte? Vittorio Emanuele II. Vittorio Emanuele II, spesso denigrato per le sue grandi passioni, la caccia, le donne, era in realtà un uomo molto abile nel trovare quelli che sono oggi definiti i mezzi di comunicazione. La comunicazione poteva avvenire attraverso anche l'arte. L'arte diventa uno strumento straordinario e proprio questa accademia, l'Accademia del Disegno, vedrà una partecipazione importante soprattutto di tanti protagonisti delle campagne risorgimentali. L'Accademia del Disegno di Firenze ha per esempio una straordinaria collezione di Stefano Ussi, che Stefano Ussi fu uno dei combattenti della guerra di indipendenza. Ecco come l'arte diventa uno strumento straordinario di comunicazione. Ecco come i macchiaioli escono dai loro studi, escono all'aria, dipingono, trasmettono e si fanno portavoci di nuovi valori politici. Contemporaneamente noi sappiamo il peso, il rilievo della fotografia. Ricordavo Nadar prima, ma la fotografia diventa un altro grande strumento di comunicazione, diventa un altro grande strumento per rappresentare la realtà. E la fotografia costituisce lo stimolo, saluto anche Giacomo Grandi, e dicevo, vieni Giacomo, siediti qui con noi, esponente della base di musica. La sera l'Accademia è rappresentata utilmente. Prego. Dicevo, e questi macchiaioli sono straordinari proprio perché utilizzano anche la fotografia, come anche gli impressionisti. La fotografia costituisce un mezzo e anche uno stimolo. Ma se si hanno vedute i paesaggi, gli scorci, se si hanno ritratti, la pittura deve superare la rappresentazione. Deve essere qualcosa di profondamente diverso, deve non rappresentare la realtà come a lungo è stato, deve costituire qualcosa di completamente nuovo.
Perché c'è una tecnica che realizza immagini perfette della realtà, la fotografia. C'è una tecnica che realizza ritratti perfetti. Quindi la pittura deve essere l'arte in grado di far vivere emozioni, sensazioni, impressioni, dare luci, colori che la fotografia non può dare. Ci sono dei tentativi anche di colorare le immagini fotografiche. Noi troviamo delle realtà curiosissime per noi oggi, l'introduzione per esempio delle immagini stereoscopiche, la stessa immagine fotografica raddoppiata, messa su supporti trasparenti, acquerellati, in modo che attraverso appositi strumenti si possa sovrapporre le immagini, vederle alla luce e vedere questa immagine con una prospettiva, con una profondità e gustarne anche dei colori. Ma sono dei colori che vengono apposti successivamente, dei colori che non sono corrispondenti alla realtà. Per arrivare a forma colori occorrerà ancora molto tempo. La pittura deve invece essere qualcosa di completamente nuovo. Nadar aveva intuito il modo di rappresentare anche aspetti psicologici nei propri ritratti, perché non può farlo con maggior dignità la pittura? Ecco quindi che noi vediamo artisti che sono sempre più sensibili a comprendere in profondità i soggetti che hanno di fronte, a cercare di trasmettere questa profonda emotività. Ma il mondo si deve rinnovare, si deve aprire anche a un'altra componente che è presente nella società, una componente fondamentale che nell'Ottocento comincia sempre più ad emergere, la donna. La donna deve emergere sempre di più, non solo attraverso i tanti salotti, i tanti luoghi di incontro in cui comincia a divenire protagonista. C'era però molta resistenza proprio nel mondo artistico. Potevano le donne frequentare le accademie di pittura? No. Perché? Ma perché una delle prove a cui dovevano tutti gli allievi assoggettarsi era la prova di nudo. Dovevano dipingere nudi per una donna. Appariva una cosa indecente. Dipingere un uomo nudo, essere a contatto con un uomo. Chi aprirà le accademie sarà Vittorio Emanuele II, pensate. Ma soprattutto a Firenze l'Accademia di Belle Arti ammetterà le donne grazie a chi? Alle pressioni del caposcuola dei Macchiarelli, cioè di Giovanni Fattori. Giovanni Fattori si imporrà. Non era possibile che le donne venissero escluse perché non potevano avere contatto con corpi nudi. Imporrà Giovanni Fattori, docente di disegno e di pittura all'Accademia di Belle Arti di Firenze, la presenza delle donne. E questo gli sarà consentito. Quindi noi vediamo una completa trasformazione, ma Fattori arriverà a essere docente all'Accademia nel 1870. Quindi vedete, è un cammino lungo, ma noi siamo partiti dalla metà dell'Ottocento, già con il 1870 noi vediamo questo traguardo, grazie a Fattori. Fattori aveva subito proprio discriminazioni in questo senso, ce lo racconta lui stesso. Era stato chiamato da una nobile famiglia, la
famiglia dei marchesi Bartolommei ad insegnare pittura, disegno alle figlie dei Bartolommei che avevano un bel palazzo dietro Cor Santa Maria, lì vicino al Ponte Vecchio. E i Bartolommei erano una delle famiglie più aperte, più impegnate politicamente anche nel Risorgimento. Ma Fattori commise un errore, e gli piacevano molto le donne, lo possiamo capire, e si unì con un rapporto amoroso alla cameriera dei Bartolommei. Non salì, vedete, nemmeno in alto, semplicemente la cameriera. Quando però i Bartolommei lo seppero, cacciarono sia Fattori sia la cameriera. Fattori dunque, quando poté, fece di tutto per ammettere le donne in accademia. E ci riuscì. Dunque noi vediamo realmente un profondo mutamento che vede tutta la società a pensare. Ma questi dipinti degli impressionisti, Degas, Monet, Manet, Pissarro, questi dipinti dei macchiaioli, Fattori, Degas, Signorini, da chi venivano acquistati? Chi erano gli acquirenti? Non certo la vecchia nobiltà. Non certo le famiglie legate ancora a modelli del passato, alla tradizione consolidata. Dunque noi vediamo questa nuova arte che fa della luce, che fa del messaggio politico, che fa della trasmissione di una realtà nuova, l'attenzione alle campagne, l'attenzione agli umili, l'attenzione ai contadini. Proprio messaggio viene acquistata dalle classi che stanno emergendo, cioè dalla borghesia imprenditrice o da quella media borghesia che si ritrova in queste espressioni artistiche. Ecco dunque le grandi collezioni che cominciano a manifestarsi. Gli acquirenti di questo genere di pittura appartengono alle classi che proprio con la metà dell'Ottocento cominciano sempre più a emergere. E troviamo, non a caso, fra i grandi collezionisti, esponenti di una realtà che proprio in questi anni ottengono piena visibilità. Gli ebrei. Gli ebrei ottengono il riconoscimento della loro dignità. Con il 1861 cadranno completamente tutte le restrizioni con il Regno d'Italia per gli ebrei, che avranno la possibilità di creare le proprie sinagoghe, di uscire all'aperto, di avere gli stessi riconoscimenti giuridici, normativi di tutti gli altri. E proprio loro, che sono stati liberati, per esempio nel caso del Risorgimento, troveranno in questo tipo di arte l'essenza del nuovo collezionismo. Se voi andate per caso al Museo di Arte Moderna a Palazzo Pitti, osservate attentamente a chi appartenevano quei quadri, troverete dei cognomi che parlano da soli. Ecco come noi dobbiamo immaginare questo mondo artistico. Un mondo artistico che è estremamente ricco e che è contemporaneamente espressione della realtà storica sottostante. Ma gli esperimenti non finiscono mai. Ecco dunque che questi impressionisti francesi non solo rimangono affascinati dalle luci, dai colori, ma pensano anche a nuove tecniche espressive. Noi troviamo anche un impressionismo nella scultura. Troveremo in Francia uno scultore straordinario, è un italiano, Medardo Rosso. Medardo Rosso che
trasforma le immagini in qualcosa di plastico, la materia viene plasmata da lui con una estrema abilità, la creta sembra qualcosa di diafano, diventa lo specchio di emozioni, di sensazioni affidate all'impercettibile. Ecco come Medardo Rosso riesce a comunicarci le sue impressioni e le sue sensazioni. Ma c'è anche un colore che può essere affidato a semplici punti. Ecco un'altra corrente che prende corpo e si manifesta in Francia. Ma questo colore può essere suddiviso, questo colore può essere rappresentato dalla somma di tanti punti colorati. Ecco quello che veniva detto all'inizio, il pointillismo, cioè punti di tanti colori che si sommano in modo straordinario. E ci sarà un artista incredibile, Georges Seurat. Georges Seurat è il maestro del pointillismo. Georges Seurat realizzerà dei capolavori straordinari che ci fanno comprendere come il colore possa essere suddiviso e riunito insieme dallo strumento straordinario che noi possediamo. E qual è lo strumento straordinario? Il nostro occhio. E il nostro occhio può fare delle sintesi incredibili. Quindi la luce, il colore si scompongono e si ricompongono. Ecco la grande abilità di Seurat. E Seurat sarà uno dei maestri che aprirà una strada. Ma Seurat, come tanti altri grandi artisti, morrà giovanissimo, muore a 30 anni. Muore a 30 anni per una forma influenzata. Come morrà di influenza, quella terribile influenza che si diffonde dopo la prima guerra mondiale, Schiele, come morrà Klimt, cioè noi non ci rendiamo conto della fortuna di vivere oggi, della fortuna di avere a disposizione dei presidi sanitari, terapeutici, che garantiscono il più possibile una vita lunga. Nel passato bastava poco per poter vedere la storia della morte. E sarà un caso straordinario proprio perché avvia una nuova tecnica. Ancora una volta la luce diventa protagonista. E quindi vedete, il problema della luce è un problema straordinario, proprio perché la luce consente le rappresentazioni più audaci, le visioni più innovative. E nell'Ottocento noi vedremo la realizzazione di un'altra straordinaria scoperta connessa alla luce, il radium. Il radium, dove noi vediamo una straordinaria donna, Marie Curie, che fa, ecco, saluto Franco Salvini, che è vicepresidente degli amici dei musei. Ecco, Madame Curie, dicevo, figura straordinaria che riceverà il premio Nobel della fisica, e gli esperimenti legati al radium sono impressionanti. Speravano i coniugi Curie di poter realizzare questo nuovo prodotto. Tentarono, non riuscivano mai. Ma una sera, era ormai buio, tornando nel loro studio, videro una luce strana. Una luce che non potevano aver mai visto, una luce
luce che proveniva dal frutto dei loro esperimenti. E questo era il radium, e così lo chiamarono raggio. Vedete? Il raggio di luce. E anche il radium ebbe la sua fortuna. Oggi discutiamo molto sugli effetti terapeutici del radium, che allora veniva usato con molta disinvoltura, soprattutto nei confronti delle forme di cancro, ma indubbiamente anche il radium è stato importante per una tappa della storia della medicina. Anche perché la fiducia nella luce era tale che la luce non solo doveva illuminare l'arte, ma poteva illuminare anche la medicina. E quindi c'era uno strumento, un prodotto nuovo, pensate, che curava attraverso la luce. E questo era il radium. Il radium però bruciava cellule tumorali, ma bruciava anche cellule sane. Questo era il problema gravissimo di questo prodotto, che era un prodotto estremamente pericoloso, ma anche, come voi potete capire, un prodotto estremamente innovativo. Dunque, la luce è una realtà importantissima nel corso dell'Ottocento, una luce che cambia, una luce che consente di vedere nell'oscurità, prima attraverso i lumi a petrolio, poi gradualmente si diffonde un altro tipo di illuminazione, soprattutto nelle città, illuminazione con gas. Il gas illuminante sarà un'altra straordinaria tappa. Vedete, è un progresso continuo. Le tenebre cosa rappresentano? Rappresentano l'oscurità e quindi l'oscurantismo, tutto ciò che è chiuso, tutto ciò che è invisibile, tutto ciò che è inconoscibile. La luce rappresenta una realtà che possiamo padroneggiare. Uscire dalle tenebre e arrivare alla luce è dunque il processo che porta al progresso. E non a caso i primi del Novecento vedranno proprio il trionfo della luce, fino ad arrivare alla scoperta della lampadina. Questo sarà poi con Edison, questo sarà il progresso che vede nella luce lo strumento per una vita nuova. Naturalmente il mondo dell'arte è sempre pronto a capire, anche certe volte in forma anticipata, ciò che si sta delineando. Impressionisti, macchiaioli, gli esponenti del movimento pointillista sono grandi protagonisti e oggi queste loro opere ci parlano come ieri. Ma per essere ben comprese queste opere è importante andare al vero tempo in cui sono nate, conoscere le profonde trasformazioni della società del tempo, vedere come questi mondi si sono articolati e coglierne tutte le sfumature. Proprio perché tutto questo ci mette a contatto con la realtà più affascinante, il cammino umano in tutte le sue caratteristiche. Grazie a tutti.